nel rinvenimento di Anna Karenina, la prima cosa che negli anni ho fatto è stato cercare di distinguere il materiale religioso, i rinvenimenti religiosi, dai rinvenimenti che avessero una caratteristica o mista, magico-religiosa, o assolutamente magica, addirittura di magia negativa. Tra questi, il primo rinvenimento è il catino di rame, grande 25 cm, esposto al Museo Nazionale Romano, che da una parte riconduce alle pozioni, no? Al far pozioni di persone o di donne che magari facevano decotti, da un'altra parte riconduce, come per esempio nel rilievo delle ninfe, nella stampa delle ninfe di Mitrodi, a una parte aggressiva e una parte salutifera. Il bacino, quindi il catino, è il primo degli rinvenimenti magici della fontana. Poi ci sono le famose lucerne, sono 74, praticamente nuove. Da una parte, per esse si può pensare ovviamente a una funzione votiva, no? Di offerta alla divinità, alla ninfa e alla fontana. Dall'altra parte però ben 6 di queste lucerne contengono all'interno defixiones, quindi diciamo, siccome le defixiones sono per definizione tavolette di maledizione, ovviamente un rituale aggressivo e magico, ecco perché per le lucerne di Anna Karenina noi parliamo di lucerne magiche. Come si può vedere, quando noi le abbiamo trovate, queste lucerne contenevano ancora al loro interno le defixiones, quindi diciamo il rituale aggressivo è evidente. Una volta aperte, le abbiamo aperte con il laboratorio di restauro praticamente tutte, ci sono da srotolare soltanto 2 o 3, in tutto le defixiones di Anna Karenina sono 23, sono state decifrate in un paio di anni dal professor Jürgen Blensdorf dell'Università di Mainz, che è anche il decifratore delle defixiones 34, quelle del santuario di Isidia Mainz. Ha fatto un lavoro straordinario, velocissimo. Abbiamo presentato queste defixiones in giro, diciamo, per il mondo, quindi io non ne parlo perché sono, o almeno le presento solo la più famosa, la defixio con i serpenti, che è questa, che si vede meglio nel disegno, in cui c'è una defixio di sortileggio di accecamento, cioè strappate l'occhio destro e sinistro dell'arbitro Sura, qui natus est, c'è scritto qui chiaramente, si vede, diciamo, abbastanza bene, qui natus est de vulva maledicta, e 2 volte c'è scritto qui natus est de vulva maledicta, son of a bitch, quindi. E al centro c'è un rombo con una figura di forma di violino, che all'inizio io pensavo fosse una figura femminile, in realtà da confronti con colleghi ungheresi eccetera dovrebbe essere un utero, proprio dovrebbe essere la rappresentazione dell'utero, così come si trova per esempio nelle gemme di Beirut eccetera. Natus est de vulva maledicta, la defixio con i serpenti è famosissima, ormai diciamo è stata presentata da Blensdorf varie volte, è molto interessante, anche è stata studiata da Christopher Faraone, quindi io non mi dilungo, sono cose pubblicate, le presento solo così per memoria. Questa è molto bella, è la defixio con uxoriam, cioè si parla di una moglie, e sono presenti, sono invocate le ninfam o ninfas, quindi le padrone di casa del santuario, del luogo di culto. E c'è probabilmente in questo caso non una defixio di maledizione, ma un ex voto, una preghiera alle ninfe del santuario di Anna Karenina per una forse guarigione, secondo Blensdorf, della uxoriam di sua moglie. Ripeto, le defixioni sono 23, io adesso ne scorro velocemente 2 o 3. Questo è Cassianus, il quale è stato rapinato di tutti i suoi beni e augura la morte e la malattia a quelli che gliel'hanno procurata. Questa è la defixio aperta l'altro anno, prima della defixio con il mostro Fantasia, faccio vedere il disegno perché è sempre più semplice, fu aperta prima del convegno dei contesti magici, un convegno internazionale che tenemmo 2 anni fa a Palazzo Massimo. Anche qui vedete ci sono i serpenti, ma c'è di nuovo c'è un uomo legato, la caratteristica delle defixiones, delle tavolette di
maledizione è sempre quella di legare, imbrigliare, no? Accecare, eccetera, la persona con cui, contro la quale uno se la prende. E prendo questa, presento questa che è molto importante, fu presentata a Mainz da Blasdorf in una conferenza insieme con me, e qui è una definizione di rame in cui c'è, vedete alla terza riga, presente il nome di Abraxas, Imperat, Vodis Abraxas. Questa è importantissima perché, come vedrete in seguito, tra i materiali di Anna Perenna io trovo molto spesso la rappresentazione di Abraxas, del demone gnostico, cioè proprio disegnato su ben 6 contenitori dei 24 che ho trovato alla fontana.